Questa volta parliamo di un influencer, una persona non umana che condiziona l'opinione pubblica. Però questa volta non è appunto un umano, ma una persona non umana, un gatto, una gatta per la precisione. Una gatta famosissima e ricchissima che purtroppo all'età di 7 anni è morta il 14 di maggio per un'infezione urinaria. Grumpy Cat, se lo pronuncio bene, appunto era la gatta brontolona. Era una gatta affetta da nanismo e per questo il suo muso schiacciato sembrava fosse sempre arrabbiata e imbronciata, ma in realtà era una gatta docilissima, dice la proprietaria che l'ha adottata. Però è diventata una vera e propria star e ricchissima. Quindi ci sono giorni che sono più brontoloni di altri, si legge nel tweet che annuncia la scomparsa dell'amicia. Un gioco di parole con Grumpy Cat, ovvero gatto brontolone o gatto imbronciato, il nome con cui la gatta affetta da nanismo è diventata famosa su internet nel 2012, quindi quando era proprio piccolina. Il suo vero nome però era Salsa Tartara in inglese, Tartar Sauce. Ma dopo la comparsa di una sua biografia in una famosa rivista, è stata soprannominata Gatta Brontolona. All'epoca era ancora un cucciolo ed era stata adottata da una 29enne, Tabata Bundesen, che faceva la cameriera nella città natale di Arizona. E questa adozione gli ha portato una fortuna economica enorme, perché la fama della gatta, dal suo muso schiacciato, dall'espressione apparentemente arrabbiata e imbronciata, su internet le sue fotografie sono state associate a frasi scorbutiche, trasformandosi in esileranti. Alcuni meme, qualche esempio: adoro la matematica, fa piangere la gente, oppure una volta mi sono divertito, è stato orribile. Però in realtà era una gatta, come dice la proprietaria, molto affettuosa e dice che ha anche contribuito a far adottare molti gatti e gattini nel mondo proprio con l'esempio suo. Però la fama della gattina è cresciuta a dismisura dopo il 2012. È stata invitata a decine di trasmissioni TV, ha ispirato un libro, un videogioco, un fumetto, un film e svariati calendari e una linea di merchandising. Il marchio di cibo per animali Friskies e quello di cereali Cheerios l'hanno voluta come testimonial e profumatamente pagata, ovviamente. Il contratto prevedeva anche voli di prima classe, un assistente personale, una conciatrice e stanze in hotel di lusso per la gatta e per tutti i suoi accompagnanti, che però si sono sempre detti molto attenti alla salute della gatta. Infatti facevano un servizio fotografico massimo alla settimana per non alterare e innervosire la mitica gatta. Nel 2014 il Wall Street Journal ha riferito che il gatto si spostava su un'auto di lusso con i vetri oscurati neri. E manco a dirlo, aveva un manager che era specializzato in internet talent. Col passare degli anni il brand si è consolidato e nel 2016 era diventata anche una statua di cera nel celeberrimo museo di Londra. L'anno successivo si è piazzata terza nella classifica di Forbes delle top pet influencer, quindi il terzo animale più famoso come influencer nel mondo degli animali domestici. È diventato anche ben presto un lavoro essere i padroni di questa gattina, è molto redditizio, anche perché il fratello della proprietaria ha un account ufficiale, con 8 milioni di seguitori su Facebook. Nel 2004 sono state diffuse delle stime secondo che la gatta valeva 100 milioni di dollari. La famiglia poi ha smentito, rivelando che grazie al gatto hanno raggiunto guadagni a 6 zeri. Una cifra certa però c'è: 710 mila dollari la proprietaria li ha ottenuti nel 2018 quando ha vinto una causa contro il marchio di caffè americano, colpevole di aver commercializzato un grampuccino, gioco di parole, Grumpy
e cappuccino, quindi addirittura hanno usato il suo nome per un cappuccino e lei è riuscita a vincere una causa per quasi $1 milione. E questo è solo uno dei piccoli, dei grandi guadagni che ha portato la mitica gatta. È stata commentata, diciamo che la causa che ha vinto è stata solo una parte degli enormi guadagni, dicono le persone che sono vicini alla proprietaria. Quando è stata diffusa la notizia della scomparsa, il sito dove tutto è cominciato pullula di messaggi di cordoglio per la povera gattina che è scomparsa prematuramente a soli 7 anni.